percorso si inquadra appunto nella collaborazione che l'Ateneo ha con la Guardia di Finanza e che ha dato vari risultati con corsi annuali. Quest'anno il tema scelto riguarda proprio un settore di particolare competenza della Guardia di Finanza e anche dell'Agenzia delle Entrate, che è il contrasto all'evasione, ma collegato anche ad una nuova esigenza che è quella della compliance fiscale, cioè di un nuovo rapporto fra amministrazione finanziaria, Guardia di Finanza e contribuente, un rapporto di reciproca fiducia che però deve passare anche da alcune determinanti che sono quelle relative alla riduzione del carico fiscale e alla riduzione degli oneri, degli adempimenti e quindi quello che si definisce il costo della compliance. In questo senso quindi il corso sarà destinato a appartenenti alla Guardia di Finanza da un lato, ma anche a professionisti, dottori commercialisti, avvocati, tributaristi, e cioè a tutti quei soggetti dello scenario, al panorama del sistema fiscale tributario italiano che devono contribuire affinché questo adempimento spontaneo in cui consiste appunto la tax compliance si possa realizzare e non resti un mero obiettivo. Ancora diciamo il cammino da fare è lungo, questo corso tende a dare un contributo in questa direzione. I dati sull'evasione in Sicilia risentono un po' del contesto nazionale. La Sicilia non è una realtà anomala rispetto al territorio nazionale e anche perché anche noi oggi stiamo cambiando il nostro modo di sviluppare il contrasto all'evasione. Vede, oggi noi abbiamo un'occasione preziosa perché grazie alla collaborazione dell'Università di Palermo abbiamo modo di rivolgere un doppio messaggio ai nostri concittadini, agli operatori economici, a tutti quelli che sono parti attive nel tessuto del territorio in cui viviamo. Il messaggio è, ripeto, duplice. Primo, noi ci impegniamo a combattere in modo ancor più efficace le forme più gravi e dannose di frode fiscale. Allo stesso tempo, alla gran parte degli altri operatori economici, ai nostri concittadini, noi con questo convegno realizzato col mondo del diritto dell'università diciamo un'altra cosa. Non avvertiteci come dei nemici. Noi siamo con voi perché vogliamo tutelare ogni operatore economico corretto a crescere in un tessuto che sia sano. Noi vogliamo presentarci al vostro fianco come fattori di crescita. Dobbiamo essere consapevoli che il nostro territorio non potrà mai attrarre investimenti nazionali o stranieri se non presenta un tessuto di regole quantomeno omologo, analogo a quello degli altri territori che sono con noi competitivi. E allora ecco, noi vogliamo sostenere tutti coloro che vogliono far crescere questo territorio nel rispetto di quelle regole che sono imprescindibili nell'economia globale, nell'economia di mercato.